un tour, quello pugliese, riuscito a distinguersi a livello nazionale. Le tappe che hanno portato ad eleggere le meravigliose rappresentanti pugliesi per le selezioni di Miss Italia hanno meritato parole di stima e ammirazione da parte della patron Patrizia Mirigliani. La finalissima di Giovinazzo in piazza Vittorio Emanuele II ha chiuso come ciliegina sulla torta una kermesse che di città in città ha raccolto il pubblico delle grandi occasioni grazie a un meticoloso lavoro di squadra perfettamente coordinato dalla manager pugliese Carmen Martorana. Sul palco a presentare l'ultimo step della selezione di Miss Italia in Puglia una madrina di eccezione come Matilde Brandi, affiancata dall'impeccabile Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo palcoscenico Miss Italia Puglia in onda su Teleregione. Uno spettacolo di moda e bellezza che si è presto trasformato anche in serata di grande divertimento con la partecipazione attesissima del duo comico pugliese Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo in arte totiettata. Una serata dalle forti emozioni durante la quale è stata insignita dell'ultima fascia di Miss Italia Puglia la 21enne di Palo del Colle Isabella La Penna, studentessa di lingue e culture per il turismo e la mediazione internazionale. L'evento è stato organizzato dall'esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi, che in sinergia con la locale amministrazione cittadina ha fortemente voluto che i riflettori si accendessero sul suggestivo borgo medievale, meritevole di ospitare il concorso più blasonato del mondo. Ad allietare la serata, la portentosa voce del tenore Luigi Cutrone e il défilé dell'atelier Miss and Lady di Giulio Lovero, noto per l'originalità e la preziosità dei suoi abiti. Restyle e make-up affidato alla professionalità di Marina De Vivo, parrucchieri, Francesco Palumbo, parrucchieri e Seminini, scuola di estetica make-up. La bella tra le belle dell'ultima tappa pugliese di Miss Italia, Isabella La Penna, è così approdata insieme ad altre 9 conterranee alla pre-finale nazionale andata in scena a Fano dal 16 al 19 settembre. Qui una commissione tecnica presieduta dalla giornalista Maria Giovanna Maglie, dopo aver visionato e ascoltato le storie e le ambizioni delle ragazze provenienti da tutta Italia e suddivise per regioni, ha deciso che a rappresentare la bellezza pugliese nella finale nazionale di Miss Italia sarà Anna Pia Masciaveo, 22enne di Cerignola. Anna Pia è arrivata a Fano con il titolo di Miss Sorriso Puglia, vinto nella finale di Spinazzola del 30 luglio, secondo posto per Giorgia Polimeno, 18enne di Sogliano Cavour, studentessa del liceo scientifico premiata come Miss Rocchetta Bellezza Puglia nella finale di Barletta del 20 agosto, che si è così guadagnata l'accesso alle prefinali nazionali del 2023. Terza, Isabella La Penna, 21enne di Palo del Colle. Per lei un pass per finali regionali del prossimo anno.